stiamo aspettando che arrivi la banda. Il 16 agosto del 2022, guardate un po', si è fermato il camion della plastica, vedete, comune di Simbarigo, servizio ecologico, passano a ritirarla, anche il giorno di San Rocco. Ma la cosa che mi ha colpito di più è stata vedere il vice sindaco di Simbarigo alla guida. Buongiorno signor Crispo, una domanda velocissima. Buona festa, buon San Rocco. Come mai qua a ritirare i rifiuti? C'è la processione alle ore 18, quindi volete che il paese sia pulito? Sì. Vedete, questo è lavorare per il proprio paese. Buon lavoro e buon San Rocco. Avete capito? Il giorno di San Rocco passano a ritirare la spazzatura. Quindi lodiamo anche, ringraziamo il sindaco Vito Romano, Melania Carvelli e tutto lo staff della giunta comunale. Quindi vedete, mantenere il proprio paese pulito anche nelle festività è importante. Un saluto a tutti a GIJ, salutiamo anche il signor Franco Casini in diretta. Una domanda velocissima, in diretta siamo, ormai qua, oggi è San Rocco, il signor Casini che tutti conosciamo. Una domanda, cosa ne pensa della festa di San Rocco? Beh, per noi simbariani la festa di San Rocco è sempre quella che ci fa veramente avvicinare ancora di più, diciamo, alla chiesa, diciamo, anche che con la festa della Madonna delle Grazie sono un patrono e patrono. Certo, è una gioia per noi vedere gli emigrati che ritornano per questa festa e riabbracciare un po' tanta gente che non vedi da tanti anni. Senta, in occasione della festa. Un saluto a coloro che ci guardano dall'estero. Beh, certo, un abbraccio fraterno nella carità di San Rocco, saluto tutti quanti. Grazie signor Franco. Grazie, ciao. Buona festa. Ciao, grazie. Vedete come sono i simbariani? Alla mano, quindi bisogna essere così, alla mano, semplici e schietti, che si vive meglio. A stasera con la processione alle ore 18.